Ciao a tutti, eccoci qua per un nuovo video di questo Brothers, fratelli, uscito direi un 6, 7, 8 mesi fa. Sì. Buonanotte a Franco primo e Franco quarto. Li ho fatti mestamente cadere nel torrente in piena. È uscito, come stavo dicendo, un paio di mesi fa. Io in verità lo volevo comprare, avevo provato la demo. È sicuramente un gioco che merita assolutamente di essere giocato. Poi, per chi è abbonato al Plus, è anche in regalo, quindi. Bagnetto, ragazzuoli, si rifà un bel bagnetto. Ora qui casca l'asino. Sì, ecco, ci fa vedere che se andiamo lì siamo morti. Questo ce l'ha fatta? Spero di sì. E l'altro? Oppla, so, cioè è comparso da che era in acqua. Vabbè. E io dopo diverse ore che ho giocato a questo gioco, sicuramente è un gioco per tutti, non è difficile, tranne qualche piccolo pezzo che magari ci si confonde un po' con i comandi. Come ho fatto io adesso, no, sono ancora vivo. Addirittura questi sono. Direi che sono piante che potrebbero afferrarlo il nostro. Ecco, come volevosi dimostrare. Rivediamoci la scena che si spezza questo ramo. Da dov'è che ci può tirare su il fratellino, il fratellone più che altro. Perfetto. Allora, un punto dove non ci prenderanno sicuramente. Guardate i rami che seguono. Oddio, lì c'è quello lì che è incacchieto. Questi sono più grossi, mannaggia. Porca miseria, quanti sono? Qui sono tutti cavoli miei. Ok, io da qua non riesco a salire di sicuro. Franco primo, con una forza brutale, tiene sul fratello e questi non sono. E ma allora. Bene. Qui dovremmo imparare anche a nuotare. E ci sarà da ridere. Ok, l'ha afferrato. Praticamente ha fatto quasi tutto lui. Ecco, dal lato visivo sicuramente è ben fatto e è un ottimo titolo, insomma, ecco. Considerando che anche a prezzo pieno costava circa 15 euro, insomma. L'unica cosa forse sarà la durata, che non credo che sia molto lunga. E questa chi è?
Questa è Alice nel Paese delle Meraviglie. Ecco Pippi Calzelunghe. Molto più bella questa. Questo è rimasto abbagliato, il fratello grande. Poi giovine, sveglia, che sta facendo? Sembra impazzito il fratellone. Ah, in verità era il fratello piccolo che stava sognando dopo che ha rischiato l'annegamento, forse ha bevuto troppa acqua. Giustamente, bravi fratelli, dovete volervi bene. Prima questo si sta impiccando, ma che cavolo fai? Ma qui si impiccano tutti sti pazzi qua. Abbiamo salvato quel tipo lì che si stava impiccando. Ora andiamo a proseguire per il nostro viaggio. E dove siamo arrivati? Altra leva. Bene. Sì, buonanotte, non è che la prendi quella là. Non credo che sia questo che la può afferrare, forse ci vuole l'altro fratello. Ah però, ah però.
Che idiota, ecco. Perfetto. Quasi quasi non ci riuscivo. Ennesimo punto d'osservazione. Gustiamoci il panorama. Però bello il castello là, eh. Bene bene, probabilmente dobbiamo andare là. Siamo arrivati. Direi che il cammino è ancora lungo. Altro enigma? Ma vediamo. Speriamo di no. Ma forse sì, forse no. No. Ecco, ci mancava anche. E che cavolo fa questo? Bene. E via. Quindi? Beh, se la ridono anche i due fratelli. Addirittura. Questi cosa sono? Caproni? No. Ah, però! E vai, due cavalli a dondolo in movimento. Io sto giocando casualmente, ho preso quasi per scherzo questi due montoni, cosa sono? Insomma, piccole. E poi alla fine stiamo quasi quasi facendo una gara alla Mario Kart dei monti qua. Va bene, andiamo. Perfetto, grazie e arrivederci. Grazie del passaggio. Come diceva un vecchio film, The Hitcher, la lunga strada della paura. 25 anni fa circa. Bene, oddio. Ecco Einstein, abbiamo incontrato Einstein. Bam bam, ci mancava anche Einstein. Quei suoi macchinegni perversi, bene. Ok, con questo video ci salutiamo qua. Dal prossimo video recuperiamo quella rotella e gliela diamo in testa ad Einstein. Ciao, ciao, ciao.